Siamo qui su Daylight Live numero 39. Allora, dall'ultima live abbiamo fatto la missione trasmissione più una missione secondaria che si collegava comunque alla missione principale stessa. Oggi faremo la missione medico da campo, ovvero la successiva. No, La medico da ricerca di campo, Zed, la il dottor clinica. Camden avrà davvero una chance di Scusate, trovare una cura. ho sbagliato. Mi sono confuso con qualche altra missione, forse, boh, non lo so, ragazzi. Comunque no, è la clinica, scusate, Città Vecchia, la clinica. Non so come cazzo mi è venuto in mente medico da campo, non lo so. Sarà qualche missione che avevo fatto in qualche altro gioco, non lo so. Ok, la clinica, perfetto. Scusate che sto sistemando la live perché ho scritto medico da campo. Che non c'entra assolutamente un cazzo. Perfetto, la partita è pubblica, ragazzi, potete unirvi. L'importante è che non siete hacker o mod. Perfetto. Ok, prova a mettere il tuo livello leggenda, vabbè lo sappiamo, perfetto, dobbiamo andare avanti di qui. Qui c'è un altro baule. Ok, qui c'è anche un trofeo. Pupazzo zombie. Per vedere la collezione, vabbè, scheda dell'inventario, ok. Qui siamo alla città vecchia, se non mi sbaglio. Sì, infatti. Ok. Vediamo un po' che c'è qua sotto. Perché non ci siamo buttati. Ok. Batterie. E niente, ragazzi, stamattina mi sono alzato e ho farmato altri echi del sangue per Bloodborne. Per la serie di Bloodborne. Infatti ci tengo veramente tanto, ragazzi, a Bloodborne, alla nuova raccolta che vorrei fare. E niente, ne ho formati circa altri 20.000. Più tardi ne farmerò altri 10, altri 20.000, scusate, altri 20 milioni che 20.000. Di qua non si può andare. Ok, allora dobbiamo andare da questa parte. Credo. Ok, qui c'è un baule. Non c'è niente, assurdo. Di qui. Di qui si può aprire. Vediamo un po'. E più tardi ne farmerò altri 10 milioni in modo tale da arrivare di nuovo a 100 milioni di echi, ragazzi. E finalmente potenziare il PG fino al livello 544, se non mi sbaglio, 46, non mi ricordo bene il livello massimo. Comunque a livello max. Fammi sta presa. Vaffanculo. Ok. Direzione di qui. Entro nelle fogne. Ma dov'è la missione? Non credo che si entra di qui dalle fogne, no, non credo proprio. No, non dobbiamo andare di qua. Non si va assolutamente di qua. Dobbiamo seguire il percorso. Chi è? Che Non ho scelta. cazzo vuoi? Hai scelto la pizza, muori. Tutti sicuri vanno qua i zombie di Raiz che mi vogliono ammazzare. Con 100 medikit. Si pensano di. E col vigore finalmente. Al massimo, ovvero infinito.
Urla. Uccidevo il distruttore maledetto. No, voglio scappare di qui. Via, 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 via. Non voglio ammazzarlo quello lì. Perché può essere veramente un macello se... Chissà quanto saranno forti a difficoltà incubo quei tipi lì. Mamma mia. Non posso immaginarlo. Oh, che... Ancora voi. Ma non ci sono più zombie in giro. Quasi tutti... Tutte persone umane, cazzo. E poi questi qui non sono quelli di Raiz. Questi qui sono proprio gli... Ah sì, alcuni vabbè, ovviamente sì, zombie. Sono esseri umani tipo quelli là delle missioni che abbiamo fatto. Tipo quelli lì delle missioni che abbiamo fatto. Come si chiamano? Proteggi. Beh, che tutti i personaggi qui, tutti gli NPC sono quasi uguali. Già parte. Quindi. Ok, dobbiamo andare di qua. Il rampino è sempre utile a raggiungere posti irraggiungibili. Qua non si apre. Vabbè, credo che si va di qua. Mi sta arrivando uno, un po' incazzato. Ah, sei tu. Coglione. Ok. Calcio in testa finale. Oppla. Senza rigore, vai, vai, senza sosta. Prepariamo l'arma. E via. Ok. Ma non c'è più problema con gli zombie. Ma quasi di no. La direzione è questa. Ecco qua i tipi. Oh cazzo. È detta mossa, non mi esce mai. Questi fanno veramente male comunque, eh? Quelli Raiz. Lei deve essere Gray. La vedo dalle videocamere di sorveglianza. Sì, sono io. Mi chiamo Gray. Io dalle palle, dai. D'accordo. Un trofeo, ora puoi entrare. Perché non ve ne andate tutti a fare il culo? Qua facciamo un bel fritto misto, ragazzi, di zombie. Ma non mi fai niente, stupido zombie. Stupido, stupidi. Ok. Sta volendo anche un altro. Chi è il t... Ah, ciao bello. Ciao. Boom. Ok, dai, basta fare casino qua. Andiamo avanti. Madonna mia, che bordello. Allora, qui l'ascensore si è aperto, ok.
Vai. Perfetto, la clinica. Con la ricerca di Zer, il dottor Camden avrà davvero una chance di trovare una cura. Però mi danno un po' fastidio tipi con le armi, cioè io... Ok, ha cambiato l'arma. Cioè non fastidio, nel senso che mi rubano il gameplay, quelle che... che utilizzano le armi da fuoco. Mi serviva più energia per il mio ultimo esperimento. I generatori si sono surriscaldati e si sono spenti. Ok. Apri la porta e l'ascensore. Vai. Spero non le dispiaccia se mi lascio andare i ricordi. Ok, trovo un modo per raggiungere il dottor Camden. Questo che livello è? La mia tavola è un livello normale. Non è il livello leggenda. La porta che dà sul corridoio principale può essere aperta solo manualmente. Dovrà andare nella stanza di sicurezza per farlo. Ti metto in marcia. Ok, spero che non se ne va. Non se ne va per cazzi suoi il tipo, perché io qua cerco sempre di prendere tutto. Infatti se ne sta andando un po' per cazzi suoi. Ok, dai, andiamo avanti. Ma qui non si apre. No, non credo che si va di qua. Ah, perfetto, di qui. Credo, eh. Sì. Opla. Eccoci qua. Garza. Ma qui dobbiamo cercare un oggetto, qualcosa, perché mi indica il punto ancora qua. Vabbè, no, non credo, andiamo di qua. No, non dobbiamo cercare niente, dobbiamo soltanto cercare il dottore, quindi... E qua... è chiuso. Ah, si è aperta la porta, ok. Qua si apre? Non ha funzionato molto. No. Sembra di no. Qui c'è una cassetta di... Ok, l'unica via per il laboratorio è la stanza di decontaminazione. L'ingresso è a destra. Dopo la morte del fratello di Reis è andato tutto a rotoli. Reis aveva già una indole... Qui c'è una cassetta... Deve avviare il protocollo di decontaminazione per sbloccare le porte.
Ma serve piena potenza. Per questo servono i generatori. Che grazie, amico. Vediamo un po' di qua. Poi le spiegherò dove andare. Va bene, ci penso io. Sere, io ci siamo salvati grazie a un agente del GRE. Un uomo molto simile a lei. L'agente che ci ha aiutati doveva fuggire con noi, ma... E qua non si va. È andata male, visto che Zera e io siamo rimasti bloccati qui. Faccia molta attenzione. Non ho mai ripulito quella zona dagli infetti, perché non mi serviva andarci. Sono rimasto separato da loro due, ma sono arrivato qui, alla clinica. Ok, raggiungi gli uffici. Attenzione, apro la porta. Apri, dai. Ok. No. Sarebbe successo anche. Ma perché fa delle stronzate? Cioè, porca puttana. Mi piace, ma per arrivare alla stanza dei generatori bisogna passare dai condotti di ventilazione. Il condotto porta al magazzino. Da lì può raggiungere il corridoio e poi i generatori. Ok. Lama. Ok, dobbiamo salire di nuovo di qua sopra. Di qua. Lì c'è uno zombie strano. Cazzo, c'è il distruttore. Porca puttana. Vediamo un po' come lo possiamo evitare comunque, credo, eh. Credo che lo possiamo evitare. Qui è tutto tossico. Ah, è tutto tossico qui dentro. Ovviamente lui deve fare sempre casino con gli purificatori, là. I zombie purificatori. Ok. Mentre togli il caffè. E quanti caffè ci sono in questo gioco? Ogni volta che li prendi mi viene voglia di caffè. Ma perché sta facendo esplodere tutto, dai? Ecco, quando uno fa le stronzate. Ok. Stanza per il genere della la strada per la stanza, vabbè, dei generatori. Minchia, aiuto. No, lui non lo voglio affrontare assolutamente. Vabbè, sì, dai, affrontiamolo però.
problema è che non si fa un cazzo. Dobbiamo spezzare prima l'armatura. Ok, lui ovviamente ha le armi epiche, quindi lo distrugge in pochissimi secondi. Chissà pure se è un hacker, non lo so. Spero che non lo sia. Andiamo qui. E che a primo impatto non te ne accorgi di quei tipi, poi... Bel lavoro. Ora alla stanza di decontaminazione. Sa, ho il sospetto che... Sì, ma i bauli proprio non ve ne frega da un cazzo. Cioè, non li prendete queste cose. Gente volevano restare ad aiutare la popolazione. Sta facendo esplodere tutto in maniera incredibile. Non credo sia italiano comunque. Ah, il gas li sta consumando. Ok. Posto, la porta si è aperta. Prema il tasto vicino alla porta per avviare il processo. Ok, abbiamo trovato il dottore, credo, eh. Piacere incontrarla di persona. Ma perché adesso non diamo un'occhiata a quei campioni di tessuto? Dottore, le spiace se le mostro una foto? No, solo un istante. Va bene, ora lasciamolo lì a riposare. Ci vorrà un po' di tempo. Sì, dunque, che stava dicendo prima? Ma sì, è lui, è l'agente del GRE di cui parlavo. Come si chiamava? Amir. Sì, Amir Goreish. E come mai ha una sua foto? Avevamo un'amicizia in comune. I campioni sono ancora utilizzabili. Bene. Con un po' di fortuna, il suo viaggio non sarà stato inutile. Dov'è il resto dei dati? So che Zer aveva preparato due pacchetti. E quelli ne parliamo un'altra volta, dottore. Ora devo occuparmi di qualche stronzo del GRE. Il GRE? Crane, faccia attenzione. La loro immagine pubblica è un'enorme montatura. Sono soltanto dei bastardi, bugiardi e senza cuore. Lo so, dottore, grazie. Ci sentiamo. Perfetto. Punto abilità raggiunto. Caso di sopravvivenza, punto abilità. Ok. Contatta il GRE. Nuovo compito sbloccato. Ok. Non ho fatto in tempo a leggere il completo. Come al solito. Vabbè, di qua dobbiamo tornare direttamente indietro. Cioè, questo qui a massimo mi aspetta perché odio quando la gente fa cazzi suoi, eh. Porca puttana. Cazzo. Aspetta, Dio morto. Vedi, nemmeno mi ha fatto prendere la cassetta. Ho incontrato Camden. Ha guardato i campioni di tessuto e dice che c'è una speranza per una cura. Se ottieni il resto dei... Odio quando la gente va per cazzi suoi, ragazzi. Quando c'è un gruppo, quando c'è un gruppo bisogna avanzare da soli. Cioè, non me ne frega niente se uno è moddato, è potente, però deve giocare Crane, devo insistere. Si guardi insieme all'host.
Se ne hanno modo, la fregheranno. Minchia, ma qua lo so, è di dottore, notte. Farò attenzione. Devo solo capire un po' di cose. Qui non c'è assolutamente nulla. E mi sa che dobbiamo per forza andare di qui, di notte. Ok zio, che hai deciso? Rimane lì? Rimane là, va bene. Perfetto, siamo in un rifugio, io mi vorrei andare a coricare. Dove cazzo sta? È qua un letto. Ci permette di... Ti va un affare? Ok. Sembra comodo. Ah, quanto è palloso che devono accettare anche gli altri. Quello è fermo lì. Aspettiamo lo sto Iago 225 251. Ok. Perfetto, sono 7 del mattino, quindi possiamo andare avanti. Senza problemi di notte. Almeno per ora, poi poi nelle difficoltà più alte credo che ci faremo un po' di scappatelle, anzi giocherò addirittura solamente di notte. L'ho sotterrato proprio dentro il pavimento. Questo è un bug veramente assurdo. Ok, siamo vicinissimi al posto. Ah. Minchia, devo salire di qua. Perfetto. Ok. Ah, ecco perché in attesa degli altri giocatori. Che palle però, dai. Troy, ho dato i campioni al dottor Camden. Ora parlerò con il GRE. E cosa ha intenzione di dirgli? Tutto. Ci vediamo più tardi, Troy. Sono Crane, mi ricevete? Kyle Crane, mi senti, vero? Race,
Dove sei? Sembra comodo. Esattamente al mio posto, in cima alla mia torre. Certo, non è completa, ma è comunque un monumento al caos, all'entropia, a cosa significa essere governati solo da se stessi. Ti ammazzo per quel che hai fatto a Jade, per tutto. Ti ammazzo, bastardo! Speravo di trovarti in questo stato d'animo. Vedi, siamo in guerra, io e te. Una guerra di pensieri opposti. Una guerra per validare i rispettivi punti di vista. Vieni, Crane. Vieni e sfidami. Cos'è che dite sempre voi americani? Ti sfido. Sai una cosa? Scordatelo. Non c'è nessuna guerra. Ci sono solo le tue cazzate. Va all'inferno. Oh, no, 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 no. Non vado all'inferno. Me ne vado da Arran, però. Sai, ho trovato un accordo con i nostri fratelli del GR. Usando la tua radio, fra l'altro. Ora sanno che ho tutti i dati di ricerca del dottor Zer. Le chiamano le chiavi del regno. A breve verrà a prendermi un elicottero. Immagina che razza di danni sarò in grado di fare fuori da queste mura. Ovviamente, se pensi di potermi fermare. Fatto figlio di puttana! Questo è quello che voglio sentirti dire. Vieni a prendermi, Crane. Facciamola finita. Ok. Perfetto ragazzi, il medico da campo si conclude, la clinica si conclude qui, quindi ci vediamo alla prossima su Dying Light con la missione estrazione.